Andrea Saladina, presidente della sezione AI di Termoli, bella, splendida iniziativa questa del Memorial Rettino, soprattutto perché serve per stare insieme, per fare il punto della situazione dopo un anno agonistico, tirato soprattutto perché è un anno particolare questo che si chiude, c'è cioè l'inserimento della VAR nei campionati eh, di Serie A, ma soprattutto nei dilettanti si, fanno, si tirano le somme perché è stato un anno comunque bello, interessante, che ha visto la crescita di tanti ragazzi, soprattutto della nostra regione. Uh, grande momento associativo questo undicesimo memorial la sezione lavora tanto un anno intero proprio per questo per questo momento otto sezioni partecipanti una in più rispetto all'anno passato e come ci eravamo promessi volevamo crescere siamo cresciuti numericamente quindi siamo sotto, sotto il punto di vista mh, così associativo siamo molto molto soddisfatti. Eh, per quanto riguarda la crescita arbitrale nella, in, questa, in questa stagione appena trascorsa, siamo lo stesso soddisfatti. Noi come, io come sezione eh, ci occupiamo della crescita dei ragazzi, facciamo formazione e reclutamento, quindi abbiamo già reclutato una ventina di nuovi arbitri, eh, siamo molto contenti del loro operato alle prime armi e siamo anche contenti eh, dei nostri rappresentanti sia a livello nazionale che a livello regionale. Vi ricordo che quest'anno Antonello Balice ha fatto il suo primo anno in Serie B, eh, abbiamo arbitri in Campro che stanno andando davvero molto molto bene eh, siamo davvero soddisfatti. Assistenti, eh, arbitri in Candia, assistenti anche lì, quindi siamo soddisfatti. A livello regionale come sezione mh, siamo andati anche bene. Abbiamo le nuove leve che si stanno, facendo, si stanno, stanno sgomitando e si stanno facendo valere. Quindi siamo, siamo contenti. Ovviamente non ci possiamo fermare. O groggiolare su, su questo appena detto. Dobbiamo assolutamente migliorare, continuare a lavorare e continuare a crescere. Senti, poi hai dovuto fare l'onore di casa, visto che sei il presidente della sezione Termoli, ricevendo e ospita, ospitando Gian Paolo Calvarese, arbitro nazionale, un arbitro importante del, del, del nostro campionato di Serie A, un arbitro che comunque ha dato anche tanti consigli a questi ragazzi che si sono avvicinati per la prima volta al mondo del, degli arbitri. Sì, assolutamente, eh, abbiamo chiesto all'AIA il permesso, cioè abbiamo chiesto un ospite. Eh, solitamente, non so, viene addirittura il presidente o qualche componente nazionale, mi hanno risposto dicendomi: Guarda, è disponibile un arbitro di Serie A. Eravamo molto contenti perché portare un arbitro di Serie A e presentarlo a tutti questi ragazzi è assolutamente eh, qualcosa di molto trainante. Infatti, i ragazzi sono molto contenti. Ieri, selfie, fotografie, tutti con, eh, con Giampaolo. Giampaolo è una persona molto umile, davvero un ragazzo di noi, uno di noi, disponibile. Tutti disponibili, poi. sì, assolutamente, poi si diverte. Vai sui campi, fa le battute con i calciatori, è davvero una persona squisita e questo è proprio quello che la nostra associazione persone che potrebbero tranquillamente. Eh, potrebbe tranquillamente tirarsela però invece no è proprio davvero uno di noi è disponibile ad ogni consiglio qualunque cosa lui è sempre disponibile siamo davvero contenti per questo senti chiuso questo torneo mettendolo alle, da parte un po di relax per voi poi incomincerete anche gli allenamenti per la nuova stagione assolutamente ci fermiamo diciamo che questo è l'evento che chiude la stagione sia tecnica che associativa quindi Riprenderemo dai primi di luglio con i primi allenamenti e da lì riparterà la nuova stagione, settembre le prime partite, i primi raduni e si riprenderà anche l'anno prossimo, ma 15-20 giorni di riposo, giusto per staccare un attimo.